che ad Ulzinsburg ha rilevato che uno storico diritto di scorza è un problema, là dove un giudice decide in un luogo a procedere. E così, mentre per il giudice il caso Mattei ha trovato un punto di archiviazione, e quindi un punto di arrivo, non può essere oggetto di ulteriore approfondimento, per lo storico la medesima vicenda, fitta di misteri interrogativi tuttora non risolti, costituisce e continuerà a costituire un caso da indagare. Il giudice e lo storico, insomma, non possono che seguire percorsi ben diversi. Il primo giudica solo sulla base di prove e gli indizi. Il secondo ricostruisce anche sulla base di ipotesi. Lo storico, nel nostro caso anche il giornalista, procede dunque per deduzioni. Il legittimato sottolineare le contraddizioni e le smagliature nelle ricostruzioni ufficiali, poiché le sue ipotesi e i suoi interrogativi vengono onestamente presentati come tali. Ed eccoci al nostro racconto. Quella che segue, caro lettore, è una ricostruzione basata su fatti raccolti dalle carte giudiziarie, su documenti d'archivio, su libri, reportage e interviste. Una storia sbagliata che va ben oltre la verità giudiziaria finora raggiunta. Pagina dopo pagina, percorrendo il labirinto di tre casi mai risolti, riuscirai a guardare l'Italia come nessuno l'ha mai vista, da Pasolini in poi. Un paese dove la natura criminale del potere ostacola da sempre l'esercito della giustizia, dove il sistema dei ricatti incrociati costituisce la triste regola del passato e della logica premessa di un presente caratterizzato dalla legittimazione democratica di nuovi autoritarismi che minacciano ancora una volta la tenuta delle istituzioni. Prologo all'opera. Roma, 2 novembre 1975. Luna e mezzo, e notte fonda. Sul lungomare Duilio di Ostia c'è un'auto dei carabinieri di pattuglia. All'improvviso arriva un Alfa 2000 GT. Una bella macchina, sportiva grigio argento, che passa sfrecciando in senso vietato. Ma chi è questo pazzo? Un carabiniere la vede, si addrizza di colpo, si mette al centro della strada, tira su a parete dell'alta. Ma l'Alfa non si ferma. I militari saltano sulla gazzena e scattano in seguimento. Raggiungono l'Alfa, la affiancano contro il guardrail e la costringono a fermarsi. Ma di colpo l'Alfa riparte sgommando. Il carabiniere in fretta e furia corre in macchina e ricomincia il seguimento. La caccia al misterioso automobilista si conclude in pochi minuti. I militari si mettono niente per raggiungere di nuovo il fuggitivo e questa volta l'ha puntato in mano il mitra. Ma chi c'è su quella macchina sportiva? Dall'auto di lusso salta fuori un ragazzetto, un pischello, un adolescente secco e allampanato, con i risetti e un piccolo taglio sulla fronte, che cerca ancora di scappare a piedi caracollando sui suoi stivaletti col tacco, ma viene subito assuffato. Mi ha ammanettato. Come ti chiami? Pelosi Giuseppe, di anni 17, detto Pino. Qualche precedente per furto. Perché scappi? Non ho la patente, non ha nemmeno 18 anni. E poi quell'auto l'ha rubata. E che si fa a Ostia, Pelosi? Il pischero risponde che si è andato per accompagnare un amico, poi ha visto i carabinieri ed è scappato. Perché sei ferito, Pelosi? Il ragazzo disse che ha battuto la testa contro il volante mentre scappava con l'auto sportiva. Non è niente, spiega. Non mi fa male. Di chi è quella bella macchina rubata? I carabinieri guardano la carta di circolazione e l'auto di Pierpaolo Pasolini. Questo Pelosi ha rubato la macchina di un personaggio noto. Sono le 5 del mattino quando il pischero viene portato nel carcere minorile di Casal del Marmo. Datemi l'anello, disse Pelosi. Il mio anello l'ho perso. È un anello prezioso. Pelosi Giuseppe ora lo rivuole. Disse ai carabinieri di tornare alla macchina e di cercare questo anello d'oro. Bello grosso con una pietra rossa e la scritta United States Army. I carabinieri cercano ma non trovano niente. L'anello sull'Alfa non c'è.
Per oggi viene portato in carcere e la macchina azzentata viene parcheggiata in una rimessa. Prima di lasciarla lì, i carabinieri cercano ma non trovano niente. L'anello sull'Alfa non c'è. Per oggi viene portato in carcere e la macchina azzentata viene parcheggiata in una rimessa. Prima di lasciarla lì, i carabinieri si assicurano che a bordo sia un pullover verde, un vecchio maglione usato e sdrucito. Si trova sul sedile posteriore, assieme al giubbotto e al maglione di Pino Perosi. C'è anche un plantare uno solo per una scarpa destra numero 41. Nient'altro, il caso all'alba di domenica sembra chiuso. Ma in carcere appena arrivato, Perosi fa al compagno di sera una rivelazione. Ho ammazzato Pasolini. Alla fossa del Tevere c'è un'area degradata che si chiama Idroscalo. È una baraccopa, un agglomerato di case abusive, con il tetto in lamiera, che stanno in piedi per scommessa. Alle 6:30 del mattino la signora Maria Teresa Lollobrigida, proprietaria con il marito di una di quelle baracche appena arrivata, si guarda intorno. Non c'è nessuno, vede una grossa macchia tra il pozzanghere. Pensa sia un sacco delle immondizie e si mette a imprecare. Ma li mortassi! Poi si avvicina per toglierlo di mezzo. Solo allora si accorge che si tratta di un cadavere. La signora resta impietrita. Torna alla baracca, chiama il marito e insieme avvisa una polizia. Il cadavere sta al centro di un campetto da calcio. Intorno al corpo ci sono pezzi di legno pieni di sangue, socche di capelli e un anello. Un anello con la pietra rossa e la scritta United States Army. Qualche metro più in là tra le pozzanghe e il fango c'è una camicia di lana a righe, tutta sporca di sangue. E poi una tavoletta rossa di sangue. Per terra tracce di pneumatici che corrono dalla porta del campetto fino al corpo senza vita. Anzi, a guardare bene, quelle tazze salgono sul tronco del cadavere e lo attraversano da parte a parte. La macchina lo ha schiacciato. Mamma mia, che gli hanno fatto sto disgraziato? Il corpo è una bottiglia di sangue e carne spappolata. Esteso passa in giù con una canottiera e un paio di calzoni con la segnera aperta. Chiunque abbia occhi per guardarlo si rende conto che quell'uomo è stato picchiato in modo feroce. Ci sono lesioni e contusioni sulla testa, sulle spalle, sul dorso e sull'addome. Frattura alle fasi della mano sinistra e 10 costole spezzate. È stato massacrato di botte. Alle 7:30 arriva il capo della squadra mobile di Roma, Fernando Masone. Alle 10 del mattino l'attore Ninetto Davoli riconosce il cadavere. E quello del suo amico Pierpaolo Pasolini. La polizia ha trovato il corpo di Pasolini, carabinieri la sua auto rubata. Sono il prologo e l'epilogo della stessa storia di sangue e di morte. Di lì a poco Perosi in carcere e confessa. Mi trovavo con gli amici di Salvatore, Claudio Adolfo, a Piazza dei 500. Il suo racconto è lungo, articolato, preciso. Comincia alle ore 22:30 della sera precedente, sabato, davanti al bar, un chioschetto della stazione Termini. Attenzione a questo racconto pieno di lacune, di buchi, di elementi inspiegabili, perché questa ricostruzione che da 30 anni, anzi ormai da 34 anni, costituisce l'unica verità giudiziaria sulla morte di Pierpaolo Pasolini. Sabato 1 novembre 1975, sono le 22:30. Perosi con gli amici, fuma, chiacchiera, passa il tempo. Si avvicina un'Alfa 2000 GT grigio metallizzata, scende un uomo e chiede a uno dei ragazzi, Adolfo, che ne dici, facciamo un giro? Adolfo dice di no. L'uomo allora si avvicina a Perosi e ripete: ehi, tu vuoi venire a fare un giro con me che ti faccio un regalo? Perosi è un pischiero, un ragazzetto, ma un tipo sveglio. Sa cosa vuole quell'uomo, sa che lo sta rimorchiando. Però ci sta, se vengo, dice, e sta in auto con lui. L'uomo chiede a Perosi come si chiama. Il ragazzo risponde: Pino. Poi dice che ha fame. L'ora di cena è passata da un pezzo, ma l'uomo conosce un posto
La trattoria che è ancora aperta, forse faranno più tardi del previsto. Pino chiede all'uomo di tornare un momento al bar della stazione, deve farsi dare le chiavi di casa della macchina che ha lasciato un amico. L'Alfa ricompare davanti al chioschetto. Perosi chiede all'amico Claudio le chiavi e gli dice che può prendere lui la macchina con il doppione, basta poi che gliela lasci sotto casa. L'uomo e Pino ora vanno verso la trattoria Biondo Tevere, dove il primo sembra molto conosciuto. Tutti lo salutano perché quell'uomo è Pierpaolo Pasolini, uno famoso, ma Pino dice che non lo sa. Per lui è soltanto un signore gentile che si chiama Paolo. Pino mangia di gusto un piatto di spaghetti, poi chiede un petto di pollo.